Vieni qua al martedì. In due minuti arriva venerdì, che è l'ultimo giorno. Ciao. Ciao. Sì,
3-3, poi ovviamente che stavo facendo l'ultima, insomma, ecco, dire, stai attento che adesso prendiamo un gol, eh? No, no, no. Tu un gol. Sì. No, ma da che parte? Poi l'ultimo, questo è il palo, è venuto indietro, però si può fare un gol. Sì. Non è un problema se dice un po'. Grazie mille. Così l'appoggio del sul la coppa. Agli amici, siamo a Milano al centro sportivo Suning per seguire la partita under 18 fra l'Inter e l'avversario che è il Torino, un campionato sperimentale che
sta rivelando un bel campionato, e dove c'è il Sassuolo che sta viaggiando, ve le spiegate, ha sempre vinto fino adesso, e con un po' di sorpresa vediamo Torino e Inter che non hanno ancora vinto questo inizio di campionato, un punto solo il Torino, due punti l'Inter, questa è la quarta giornata, quindi un po' di sorpresa, ma proprio perché all'insegna dell'equilibrio, eccezione fatta per il Sassuolo che sta viaggiando ad altissima velocità, quattro partite, quattro si è giocata ieri, ha vinto in trasferta a Firenze. Comunque, e queste sono squadre che non si trovano in territorino impreparate a questo campionato, perché sono le quattro società che partecipavano al campionato Beretti, quindi con l'Under 18, e quindi danno continuità anche quest'anno. Un campionato che però si preannuncia sicuramente agonisticamente più di livello più alto rispetto a quello che giocavano l'anno scorso, ricordiamo Inter Torino, Sassuolo e Atalanta. Solo l'Atalanta adesso sta mantenendo le premesse, proprio è a ridosso del Sassuolo. Partita incominciata da 3 minuti, l'Inter gioca con Priori in porta, adesso c'è una situazione di offside del numero 9 a Calaia, l'Inter gioca con Priori 1, Moretti 2, Di Marco 3. Sangalli 4, Cortinovi 5, Sottini 6, Boscolocchio 7, Casadei 8, Accalaia 9, Lindquist 10 e Cancello 11. Sempre l'Inter in avanti, molto bene. Il Torino risponde con numero 1, Isiac, numero 2 Bedetti, numero 3 Cotruta, numero 4 Peirano, numero 5 Morrabì, numero 6 Novelli, numero 7 Coccola, numero 8 La Rotonda. Adesso seguiamo l'azione, se no ancora dell'Inter che sta sviluppando sulla destra, altro tentativo di cross messo, tentativo di palla messa in mezzo. 8 La Rotonda, 9 Tordini, 10 Pane, 11 Favaro. Inter è molto aggressivo in questo avvio di partita. C'è questa conclusione dal limite dell'area, un po' sporcata, non pulita, il pallone che si perde alla destra del portiere. Hanno buttato giù dal letto. Mattisia. Ancora stavolta un'imbucata e Rita passa in vantaggio. Una volta si è fatta sorprendere e dovrebbe essere il numero 11 Cancello a aprire le marcature di questa partita al quinto minuto e mezzo del primo tempo. L'Inter
cancello che si è trovato a tu per tu col portiere in uscita, l'ha trafitto alla sinistra. Adesso cambia risultati dopo 5 minuti, Inter 1 Torino 0. L'Inter che è partito subito sull'acceleratore, poi ha avuto un paio di occasioni con dei cross che tagliavano l'area, poi alla fine, al quinto minuto, è arrivato il primo gol, autore del gol Cancelli, si è fatta infilare in bocca da una verticalizzazione, ma c'era già stata prima un'altra. Avvisaglia con numero 9 a Calaia, che si era trovato però in posizione di fuorigioco, ma è stata quasi una imbucata analoga a quella del gol, dove invece è partito in posizione regolare Cancello, in posizione centrale, ha avuto vita facile a trafiggere con un raso terra il portiere in uscita. Quindi Inter 1, Torino 0, e ancora l'Inter che gioca questo pallone sulla corsia di destra, troppo lungo, non c'è nessuno, pallone che finisce fuori, si riprende con una rimessa laterale per il Torino. Cielo coperto qua a Milano, però c'è qualche spiraglio, si intravede qualche spiraglio, comunque non sta piovendo, campo in buone condizioni. Sempre l'Inter che sta manovrando, sta impostando la sua azione, perde pallone adesso, lo riconquista il Torino, siamo sulla corsia di sinistra, lungo lancio in avanti, dove però non c'è nessuno, con la maglia granata riparte l'Inter, ancora bel lancio sulla, controlla un po' con difficoltà il numero 11 Cancello, però l'Inter ritorna all'indietro col pallone, adesso tutto il Torino ripiegato nella sua metà campo, praticamente la metà campo dell'Inter è sguarnita, non c'è nessuno, l'Inter muove il pallone, lo muove, sta muovendo bene. Poi c'è questo pallone messo in mezzo, forse toccato con un braccio l'arbitro, però non ravvede un fallo di mano. È sempre Di Marco sulla sinistra, sempre puntuale ad accompagnare l'azione dell'Inter. Adesso c'è questo tentativo di lanciarsi lungo la fascia del numero 11 del Torino. Favale, viene fermato il fallo laterale. Thank you.
questa è la... è l'annata 2002, l'Under 18. In campo c'è un solo ragazzo, nel 2003 il portiere dell'Inter, Priori, Elia Priori. Giusta la correzione, sono due giocatori in campo, numero 8 Casadei, non l'avevo visto, il numero 1 Priori, Torino tutti 2002, quindi anche nell'Under 18 si gioca sotto età e questo è sempre una... un lato positivo del settore giovanile. E poi c'è questa bella rasoiata da destra, dovrebbe essere Bosco Locchio, il numero 7, anche lui uno specialista in queste rasoiate sul palo più lontano dentro l'area, portiere che deve solo osservare con lo sguardo la traiettoria, che non può intervenire, ma il pallone che finisce di un soffio a lato sulla destra. Bello questo tocco di tacco, stavolta è bravo Matisiak a capire le intenzioni. E volare in tuffo a fermare questa avanzata dell'Inter. Siamo adesso sulla corsia di destra. È il Torino che cerca, poi viene toccato irregolarmente il numero 4 Peirano. Terreno non è asciutto, quindi ci sono delle scivolate, soprattutto degli interventi in scivolata, proprio perché il terreno lo consente, il terreno quindi è veloce nella... Torino che alza un po' il baricentro, adesso va a pressare sulla retroguardia dell'Inter, ritorna in possesso il Torino, adesso cambia gioco, bene sulla destra il numero 8 che però si va ancora a chiudere sulla destra, poi c'è a sostegno il numero 4 Peirano. Rilancia però la difesa dell'Inter in avanti, il pallone che però ritorna sui piedi dei giocatori maglia granata. Siamo sempre qua sulla corsia di destra, quasi all'altezza della linea di centrocampo. Poi viene fischia l'arbitro perché il numero 8 La Rotonda subisce fallo. Morabin che cambia gioco sulla sinistra, adesso siamo per vie centrali. Torino che fa fatica però a presentarsi davanti all'area dell'Inter, adesso pallone tornato alla difesa del Torino, cerca di impostare ancora la sua azione, bel lancio in verticale, fa buona guardia però Cortinovis che va a interrompere questa azione offensiva del Torino. Riparte l'Inter con... siamo adesso sul lato destro, il numero 10 Lindqvist, un po' un regista della squadra, un mancino che
niente, a far girare palla bene, non... Vai qui. Ora viene interrotta adesso l'azione dell'Inter, riparte il Torino sulla sinistra, ritorna Bosco Lochio sul numero 7, Coccola che è chiuso, quindi deve tornare indietro, perde il pallone ancora il Torino, però è l'Inter, adesso siamo nel cerchio del centrocampo, nel disco del calcio d'inizio. Quando ha il pallone l'Inter nella sua metà campo, il Torino ripiega tutto. È l'Inter che deve, che tiene palla. Adesso c'è questo lancio sulla destra, ancora Priori che deve uscire con i piedi, con il sinistro e mettere il pallone fuori. Era per l'avanzata minacciosa del numero 11 Favale, che sicuramente ha delle buone ripartenze in velocità, numero 11. C'è una bella giocata ancora, poi cerca la conclusione, rimpallata lì, era chiuso, ha cercato lo stesso Favale di calciare verso la porta, è un mancino, quindi si era portato il pallone sul sinistro, la conclusione è stata murata dal difensore dell'Inter. Siamo al 18° minuto di gioco, sempre l'Inter in vantaggio per un gol a zero. Torino sta giocando sugli errori dell'Inter, l'Inter perde il pallone, quindi il Torino lo riconquista e riparte in velocità con dei lunghi lanci che saltano il centrocampo, però lanci fuori misura come in questo caso, non riesce ad arrivare a tenere in campo il pallone. Numero 7. Coccola. Panchina dell'Inter. Di Marco sulla sinistra che si impegna a tenere in campo un pallone, non ci riesce, pallone che finisce fuori, ci sarà la rimessa con i piedi del portiere del Torino, Mattisia. C'è una bella azione in avanti del Torino, pallone ancora rimesso dentro l'area, poi in difficoltà adesso la difesa dell'Inter, poi sbaglia sul passaggio, adesso è l'Inter che gioca come il Torino, lancio lungo appena riconquistato il pallone per lo scatto in avanti del numero 9 Akalaya, un
uno contro uno, però temporeggia troppo, poi torna ancora sul lato sinistro dopo essersi portato il pallone sul destro, calcia debolmente, non c'è difficoltà a Matisia, caro. Era partito bene, si era lanciato bene in profondità, poi ha temporeggiato troppo, è tornato sui suoi passi e ha calciato ancora con un sinistro debole, però Inter pericoloso con questa ripartenza. Adesso si sono invertite le parti, è il Torino che sta cercando di pressare in avanti ed è l'Inter che riparte con lanci lunghi, trovando la difesa del Torino tutta sbilanciata, praticamente la metà campo tutta a disposizione di questi lanci dalle retrovie. Adesso ancora Torino sulla sinistra, però c'è una deviazione però su un tiro del Torino, quindi sarà un calcio d'angolo. Anche il Torino pericoloso in questa circostanza, con un tiro un po' sporcato anche qua dal limite dell'area, era un tiro di destro però sul palo più vicino, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per il Torino. Calcio d'angolo battuto corto, però respinge la difesa dell'Inter, poi c'è questa sciabolata da lunga distanza, imprecisa, però pallone che finisce fuori, rimessa con i piedi per l'Inter. Siamo al 22esimo e l'Inter che ricomincia la sua azione dalle retrovie, adesso tocco corto a metà campo, scambiano bene Casadei e Di Marco, poi viene interrotta però questa azione perché il pallone è stato messo fuori da un giocatore del Torino. Siamo nella metà campo del Torino, e Di Marco riprenderà il gioco con le mani. Nessuno che si fa incontro, adesso si fa incontro a Calaia che restituisce il pallone a Di Marco, poi c'è questo intervento in scivolata, questo rilancio in avanti del Torino, pallone che finisce sul piede di Priori, lo allarga, poi c'è questo passaggio sbagliato e c'è una grande parata adesso di Priori su questo tiro improvviso ma piazzato, un bel piazzato di sinistra sul palo di destra di Priori che deve allungarsi molto bene, ma è un tiro sicuramente pericoloso verso la porta dell'Inter. Ci ha pensato il numero uno Priori a lanciarsi sulla destra molto bene, perché il pallone gli sarebbe rimbalzato anche per terra. Prima che rimbalzasse per terra è riuscito ad arrivarci con una mano. Quindi la prima conclusione pericolosa del Torino al 24esimo minuto del primo tempo. È ancora pericolosissimo il Torino con questa, con questo pallone calciato verso la porta da posizione quasi impossibile, però gli era uscito incontro Priori, ha cercato di sorprenderlo con un pallonetto, non ci è riuscito. Adesso l'Inter che soffre un po' questo ritorno in questa fase di gioco della... Vedete che sbaglia parecchio centrocampo e fa molti errori dell'Inter in appoggio proprio. Adesso ancora Calaia, che tiene ancora il pallone. In effetti parte da solo, ma poi al sostegno di Cancello, però ritarda quel
di quel tanto l'azione, che poi dovrebbe essere più veloce, parte bene, poi si ferma. Quando adesso c'è la prima ammonizione della partita, il numero 11 Cancello che la sul taccuino dell'arbitro. Partita corretta, adesso è incominciato a piovere, quindi il campo sicuramente peggiora, non migliora. Al Torino adesso siamo al limite dell'area, sposta il gioco però esterno, il numero 2 che cerca di andare sul fondo, era dentro l'area e rimettere il pallone in mezzo all'area. Ci sarà un altro calcio di punizione, il numero 2 Bedetti che agisce molto bene su quella fascia lì, si fa sempre trovare pronto per servire il pallone ai suoi compagni dentro l'area. Calcio d'angolo, corner dalla destra, adesso pallone respinto corto, c'è questa, pallone raccolto dal numero 7 al limite dell'area, Coccola, che cerca di prima intenzione un tiro sporcato però da un difensore che arriva incolume tra le braccia di Priore, quindi sempre 1-0 al 28esimo, innocuo, scusate, non incolume. Inter che dopo il vantaggio ha tirato un po' i remi in barca, ha commesso qualche errore di troppo a centrocampo negli appoggi facili ai compagni. Il Torino ne ha approfittato ripartendo subito in velocità, adesso cerca di manovrare l'Inter però viene chiuso, poi è Casadei che va a immolarsi a recuperare questo pallone in scivolata mettendo il corpo davanti al giocatore. Adesso è Sangalli che è in possesso di palla, cambia corto con Boscolo, allarga per Accalaia, Lindquist, siamo in una zona, un fazzoletto di campo, gioco stretto nella. Poi c'è questo cambio campo sulla sinistra, sempre Lindquist e conclusione in semigirata del numero 11 Cancello, debole però, aveva le spalle girate alla porta, si è girato senza guardare la porta, colpito però male. E raccoglie il pallone anche lui, Matisiak, fra le braccia. Adesso sbaglia il Torino, però questo disimpegno difensivo, calcia in porta a Calaio, deve con un po' di difficoltà respingere Matisia. Si è fatto un po' anche lui prendere in controtempo, proprio perché non si aspettava
l'errore del suo compagno, non ne ha approfittato a Calaia, che al limite dell'area ha calciato un raso terra velenoso, ma non irresistibile. Sempre Lindquist, sempre l'Inter in avanti, siamo sulla sinistra, Di Marco mette un pallone tagliato in mezzo, ancora l'Inter però che ritorna in possesso di palla, Sangalli che un po' regista di queste Inter, che dispensa palloni ai suoi compagni, poi c'è questo tentativo di, dovrebbe essere Casadei, servire un pallone morbido dentro l'area, respinge la difesa in calcio d'angolo, la difesa del Torino, calcio d'angolo dalla destra, Lindquist, mancino, quindi pallone che girerà verso la porta e salta più in alto di tutti, dovrebbe essere Moret e adesso non è, è rimasto in avanti Moretti, adesso pian pianino sta riprendendo la sua posizione, questa volta spazza il pallone con decisione, ma una proprio in modo irruento. Moretti probabilmente era tornato in riserva dopo quella avanzata in attacco, quindi non aveva ancora recuperato bene le energie, ha preferito calciare lontanissimo il pallone. Questo pallone che finisce fuori dal terreno di gioco, l'ultimo a toccarlo è stato il numero 11. Favale, no, scusate, il numero 9. Tordini, quindi è Priori che tocca, corto. L'Inter sulla destra, siamo in attacco, adesso c'è un tocco, si riprenderà con la rimessa con le mani per l'Inter, siamo vicini al vertice dell'area di destra, è Moretti che ancora si propone in avanti, poi questo lungo passaggio all'indietro, arretrato. Casadei cerca di far proseguire il pallone, non ci riesce, ma è l'Inter, fase un po' confusa di gioco, però è l'Inter in avanti, adesso fa correre ancora Moretti sulla destra, vediamo se che Moretti si fa vedere spesso in avanti, si ferma Bosco Locchio, a coprire le avanzate di Moretti, Bosco Locchio vedete è il numero 7, ma c'è questa sovrapposizione di Moretti sulla destra e quindi si ferma Bosco Locchio. Adesso viene un cambio rimessa, consegna la rimessa all'Inter,
Torino pericolosissimo, poi finisce a terra proprio nel momento di calciare in porta, era nell'area piccola, quasi molto defilato sul palo di destra, però non riesce a calciare in porta da buonissima posizione, occasione d'oro di Favale che proprio nel momento di calciare in porta ormai era quasi gol quel pallone lì, invece probabilmente un falso rimbalzo o probabilmente ha colpito male, però un Torino pericolosissimo ancora. Adesso perde la pericolosità il Torino, l'Inter è ritornato sulle sue posizioni, sta ballando un po' però la difesa dell'Inter in questo caso. Continua il forcing del Torino, adesso è Casadei, mette un pallone a lato, è ancora Bedetti, speriamo che la batte bene, stavolta l'ha battuta bene. Adesso è Casadei che va via molto bene, bellissimo pallone in profondità per lo scatto di Cancello, serve in mezzo e un assist per Lindqvist che arriva con il suo piede non preferito, perché lui è un mancino, però da posizione così lì devi far gol, invece calcia fuori con il destro che non è il suo piede. Quindi partita che siamo al 38esimo minuto del primo tempo, ma partita che sta salendo anche nelle occasioni gol. Giocando per linee orizzontali, il Torino da destra è andato a sinistra. Adesso il pallone che finisce nell'area dell'Inter, poi messo un calcio d'angolo per il Torino. 5 minuti alla fine del primo tempo, il risultato vede sempre l'Inter in vantaggio per 1-0. Adesso è Cancello che va a dar man forte alla difesa, andando a colpire di testa questo pallone da calcio d'angolo. Poi c'è un fallo subito da Lindqvist, quindi l'Inter che sale.
ancora Torino, stavolta capisce, chiude bene Di Marco, questa avanzata sulla destra del Torino, riconquista palla, quindi lì Bosco Lochio che serve Lindquist, siamo sempre sulla destra, ancora Moretti che si propone, stavolta il passaggio filtrante in area di Lindquist è interrotto dalla difesa del Torino, però è sempre l'Inter in possesso palla, lungo lancio, stavolta Moretti non... che quando Moretti attacca lascia spazio sulla sinistra dove si inserisce molto bene sempre il numero 7 Coccola o Coccola, adesso cerca di aggirare l'avversario, Di Marco non ci riesce sulla sinistra. Però caparbiamente il numero 9 a Calaia va a riprendersi un pallone, poi lo perde Bosco Lochio. Adesso pallone che viaggia da una parte all'altra delle due squadre. Torino che torna in possesso, allarga il gioco sulla destra, è Bedetti. Anche lui un motorino su questa fascia e adesso va per vie centrali, Favale trova spazio, poi serve sulla destra, numero 9 che cerca di incunearsi, non riesce, adesso siamo sulla fascia, Torino pericolosissimo, però non riesce, però l'ultimo tocco, il tiro dentro l'area, si era portato bene dentro l'area al Torino, riparte Casadei, adesso siamo a centrocampo, poi subisce una carica, quindi l'arbitro fischia il fallo per l'Inter, è Sangalli sul pallone, numero 4 tocca corto per Casadei raso terra per Cancello, Lindquist, Casadei. Se tutto di prima l'Inter è ancora Moretti, uno stantuffo su quella fascia lì, un minuto alla fine del primo tempo, l'Inter in vantaggio per un gol a zero. Una protesta, c'è un fallo, ma l'arbitro ancora a mio giudizio non interviene giustamente, però la mia è solo un'opinione, anche perché adesso si è aperto un po' il cielo, c'è un pallido sole qua al centro sportivo. Suning tanti tocchi, siamo al limite dell'area, poi a Calaia che cerca di liberarsi per il tiro, non viene neutralizzato e l'arbitro chiude il primo tempo, Inter in vantaggio 1-0. Oh, no, andiamo. Oh, aspetta che dobbiamo Cancello, eh? Guarda, tu non ci... Vuoi soldi? Se riesci, perché adesso... con lo zucchero. Thank you.
Quando è partito è stato Bosco. Sì, non è fatto niente qua. Servizio no, per il mio camera di qua, il mio camera di qua, dai, forza. È che servizio? Figurati, cioè, non è da tu.
Per finta, ascolta, ti sfuggendo il mio lavoro e il mio pensiero va un momento. Poi dicono che siamo maltrattati. No, 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 e no. Zucchero? Dopo ci penso io. Siamo maltrattati. Sì, no, ma voi siete bravi. Sì. No, o no. Ma non è nostro. È stato solo un pensiero, sono tenuto lì. Ma devi riportare indietro tutto, no, no. Calma, tranquilli, c'è poco 15 minuti, ma li porto anche a fine partita, gli ho detto. Non c'era nessuno, detto che era più in basso. Sono arrivato io, mi sono girato la strapiena. Sono arrivato prima, era vuoto. Hai fatto. Ho messo la freccia. Di per andare a Renale. Dopo gioca a Monza, oggi c'è Renato in un'ora, bella partita, under 17. Monza Renato, però la sì. Primo in classifica Renato, Monza a poco distante. L'anno scorso Monza mi era... Solo che non c'è mai stato Mario Rivolta. Sì, giusto. È quello lì. È bello, no? È lo stadio principale. Dove giocava prima Renato, la prima squadra? Sì, sì. Sì. Non è male, ma perché dove gioca la prima squadra? Non gioca lì a Mario. Se non piove può giocare. La tribuna è bella perché io. Infatti io mi è sembrato. Ho visto che c'è mezz'ora da qua. Sì. 30 minuti. Sì, sì. Adesso mi devo. Sì, ma ce la faccio perché giocano le 30. Salto il pasto come sempre, non so se no, intanto da tantissimo, no? Allora vedi che... oggi non credo, qua finisce l'una, alle due c'è una cos'hai? Dopo cosa c'è? Ma non c'è più niente. No, c'è il Surfi Academy. Ah, ancora loro, con quei ragazzi lì. Inglese. Ce la fai allora. Panino. No, trovato sulla strada. Al McDonald's. No, dipende dalla mano. Sai che non trovo più l'indirizzo che mi ha mandato il signore. Ce l'hai ancora? Non lo so se gira. Oh, l'ho risalito. Non riesco più a trovarlo, ma avevo mandato due foto. Ma com'è, ogni volta che hai uno di avversari in aria, il cuore mi ha fatto il meglio. Vedi che lui se ne... Ti giro la trattoria? No, che se va la parata... Quando... Senti che, non posso confidarti una cosa. Tu sei un cane, tu non sai cosa fa lui per vedere quella palla prima di arrivare. Ricordati cosa fa? Tu te lo ricordi i Maldini? Lo ricordate di funzionare niente. Sì. Ma questo è quello già della parlata, perché facciamo un esercizio visivo. Quindi fortunatamente sta lavorando. Non benissimo perché con lo studio preso, però quello che non fanno qua. Quando non fanno quel lavoro, non lo fa caro. Quello la vista di lavoro, prima fa la così veloce, non fa la di solito se tu guardi un attimo prima di campione, si parla sul palio che guarda. Che mi serve? Ti giro questa. L'ho persi. E non ce l'ho qua io sono questa. Guai. Allora, aspetta. Mi fai girare. Monta. Vabbè, come segretario vado bene? Molto. Ok. Come
so fare di più. Anche con... sei lì a riprendere e loro fanno la fortuna e poi arrivano la UEFA, ma così andiamo in centro. Bravo, guarda, ci porta stacchetto, non è male, l'idea è però buona, perché innanzitutto gli orari sono orari strani, mai si gioca, quindi non dice niente. Devono uscire gli arbitri o la terna, le squadre sono già tornate in campo per il secondo tempo, si riprende con l'Inter in vantaggio di 1-0 al quinto minuto di gioco, è stato numero 11 Cancelo che ha lanciato dal numero 7 Bosco Lochio, che si è portato tutto solo in area con sull'uscita del portiere, l'ha infilato con un raso a terra imparabile, impossibile. Poi un Inter che ha un po' calato il suo furore, il suo ardore con il gol dell'1-0 e il Torino che è uscito alla distanza, messo un po' in difficoltà
nei minuti finali del primo tempo, la adesso due cambi nell'Inter. Possiamo darvi il risultato anche dell'Inter Under 16 che sta giocando a Udine. Parziale del primo tempo è 0-0, quindi non ci sono stati gol. L'Inter ha inserito adesso il numero 20 Gnonto. Due sostituzioni. Quindi dovrebbe essere uscito il numero 11 Cancello per l'Inter. Under 16, primo tempo è 0-0 a Udine, il tempo adesso sta peggiorando ancora, vento che Mirarchi al posto, qui dovrebbe essere il numero 4 Sangalli, mi sembra di non vederlo più perché si è messo nella posizione di Sangalli, Mirarchi, poi ancora Moretti che continua il lavoro del primo tempo, si spinge in avanti, lui ha sulla maglia il numero 2, sta facendo una soddisfazione anche per l'Inter la convocazione in Brasile di Willy Gnonto. Per i mondiali che si disputeranno c'è una punizione dalla destra, pericoloso, un calcio d'angolo più spostato per il Torino, traiettoria insidiosa, respinge bene la difesa dell'Inter con un colpo di testa, la rovesciata. Numero 6. Ancora un tiro
pericoloso dentro l'area, ci arriva bene Priori e agguanta sulla sua destra questo diagonale velenoso, perché scagliato da poca distanza, anche se non fortissimo, però un Torino sempre pungente in questo avvio di secondo tempo. Siamo al quarto minuto di gioco. Adesso tre giocatori dell'Inter che si sono portati tutti e tre sul numero 7, Torino Coccola, che poi si libera del pallone, però lo scaglia addosso a un giocatore dell'Inter. Ancora un'altra rimessa laterale per il Torino, tocco sul portiere, il numero 3 Cotruta, poi lancio, adesso si innesca sulla destra, sempre l'11 del Torino, Favale. E prova la conclusione da lunga distanza il numero 3 Cotruta, pallone però indirizzato male, anche se forte, buona l'idea, male l'esecuzione in questo caso, pallone colpito troppo d'interno, lì il pallone non ha preso il giro giusto, era collo esterno lì da calciare. Ecco Willy, fresco di convocazione ai mondiali, under 17 che si giocheranno in Brasile, quindi un appuntamento importante per questa categoria. Adesso l'arbitro richiama verbalmente Tordini, perché si è lamentato per Tordini che scatta in contropiede dopo un errore in avanti di Mirarchi, che si fa togliere il pallone, poi un lungo lancio a servire Tordini dentro l'area, uno contro uno, ma non riesce a finalizzare questo ottimo occasione. Però sempre Torino, anche questa volta male nella conclusione, è il numero 10 che colpisce malissimo da buona posizione Pane.
verso Favale che si impegna sulla destra, viene trattenuto irregolarmente, fischia fallo per il Torino, riparte subito il Torino con il suo capitano, cambia gioco sulla sinistra, c'è la sovrapposizione di Cotrutta, numero 3, che cerca di far viaggiare ancora il pallone in avanti, c'è l'interruzione di Moretti che, col pallone che viene spedito fuori in fallo laterale, è sempre Torino in avanti sulla sinistra, calcio d'angolo ed è Bosco Locchio che si intromette nel tentativo del numero 7. Coccola dialoga nello stretto ancora il Torino in te. Si intromette ancora Willy Gnonti che subisce il fallo, quindi si riparte con Priori che fa salire il portiere Elia, Priori che fa salire la sua squadra e rilancia lungo con i piedi, pallone che scavalca il centrocampo ed è Mirarchi, adesso è lui che si incarica di eseguire le geometrie dell'Inter, poi il pallone lanciato troppo in avanti, si conclude questa azione dell'Inter fuori dal terreno di gioco, il pallone finisce fuori dal terreno di gioco e quindi si riprenderà con Mattisia con i piedi che taglia il campo dall'altra parte, siamo sulla sinistra, Torino, però l'Inter subito aggressivo, fare pressing sul giocatore del Torino che riceve il pallone, adesso vedete che il Torino deve dare più respiro al gioco, il Torino non giocare in spazi ristretti perché l'Inter è più aggressivo adesso. Vedete che non riesce a uscire da quella zona lì del campo. Siamo tutti. Adesso si lotta su ogni pallone, c'è una è difficile adesso cercare una manovra pulita, un'azione pulita. L'intensità adesso è cioè, è forte, però è Torino adesso che mette il pallone in area dell'Inter, pallone sventato con un bel colpo di testa del difensore dell'Inter, sempre Torino però sempre nella metà campo dell'Inter, sto cercando far girare il pallone, poi finisce con il perderlo, riparte l'Inter, è Willy Gnonto e quando parte è ancora l'Inter che ha un'occasione ancora sul destro, però Lindqvist non riesce a trovare il giusto impatto col pallone, sempre con il suo piede sbagliato, lui è un mancino puro, quindi
giornata. E Cortinovis che va a fermare l'incursione sulla sinistra di Coccola. Peirano e Torino a centrocampo adesso. Sempre Torino cerca l'imboccata, lo sfondamento non c'è riuscito, il numero chiede scusa ai suoi compagni. Numero 5 Morra, bene. Sessanta minuti di gioco. 1-0, sempre per l'Inter. Ora un tentativo di avanzata del numero 2 Moretti, pallone però che arriva troppo lungo su quella fascia lì. Adesso. Esce il numero 6, capitano Sottini, entra il numero 14, Alcide Diaz. Poi esce Lindquist, numero 10, e Bosco Locchio, numero 7. Quindi uno è Chester, che è numero 16, l'altro dovrebbe essere Simic. Vediamo Torino adesso. No, Torino non è fatto cambio. L'Inter proprio con il neo, con Di Marco, calcia fuori un pallone da buona posizione, era tutto solo lì. Thank you.
adesso c'è un tackle scivolato di Simic che lancia Njontu in area, botta. Sul palo più vicino, ma è posizionato bene Matisia, che però deve respingere il calcio d'angolo, questa violenta conclusione di Njontu dentro l'area sulla destra, ben servito da Simic, tagliato bene l'attaccante dell'Inter. C'è un fallo su Di Marco che si stava preparando a esplodere il suo sinistro al limite dell'area, finisce a terra, ci sarà una punizione da posizione ottima, soprattutto sarà Di Marco, secondo me Mancino, da calciare da quella posizione lì. Vedete che ha un sinistro esplosivo, vediamo se riuscirà poi, forse si avvicina anche Njontu, no, è proprio Di Marco e c'è il raddoppio dell'Inter proprio su punizione. Autore del gol numero 3 Di Marco, siamo al 66esimo, Inter che raddoppia, Inter 2, Torino 0. Ricordo che nessuna delle due squadre ha ancora vinto, per l'Inter sarebbe la prima vittoria in questo campionato. Sicuramente Zanchetta con questi cambi ha dato più peso all'attacco, perché Lindquist e Bosco Lochio sono stati imprecisi sotto rete, soprattutto Lindquist con il suo piede non preferito. Ma hanno dato più Simic e Willian, hanno dato sicuramente più vivacità all'attacco dell'Inter. Ancora un bel passaggio. Poi è Casadei che cerca di destreggiarsi in area, bellissimo l'invito di Njontu, non riesce però a sfruttare questa buona occasione Casadei, ma è sempre l'Inter che insiste con Akalaya, anche lui che si fa largo un po', poi spara una cannonata dentro l'area,
palo esterno da buona posizione, anche lì a volte bisogna cercare di piazzare la, il tiro, perché sei sul palo, sei spostato sulla destra, anche se calci in quel modo lì violento, hai sicuramente l'opposizione del portiere sul primo palo, quindi è difficile calciare anche se forte su quel palo lì. C'è un intervento di Di Marco risolutivo nell'area dell'Inter e riparte ancora l'Inter sulla sinistra con questo lancio lungo. Poi c'è un po' un... Adesso Torino preso a pallonate dentro la sua area. Esce Bedetti, entra Cua, esce numero 7 Coccola. È entrato anche Sganzerla per il Torino, numero 13. Thank you.
calmo! Calmo qua! Quarto d'ora alla fine, sempre 2-0 il risultato, ma un Inter adesso sembra padrone del campo. Il Torino sta subendo un po' la veemenza. Cartellino giallo anche per il numero 15 del Torino, di Cariello, per questo intervento fuori tempo sul numero 2 Moretti. Adesso l'Inter fa entrare Silla. L'Inter gioca in scioltezza, arriva alle conclusioni con facilità, Torino un po' rassegnato, a mio avviso mancano 11 minuti alla fine, il risultato è 2-0, però non c'è quella reazione del Torino, anche perché è l'Inter che sta in
imponendo il suo gioco, quindi adesso sbaglio un gol fatto l'Inter. Di chi è il suo? Dell'Inter. Sattin 2002. Tutti 2002, a parte Gnonto, Casadei e Priori. Ancora un gol, sbaglia un gol fatto, ancora l'Inter, non arriva Casadei a toccare il pallone di testa da pochi passi dalla porta. Un Inter però che ha questo finale di partita convincente, un Inter sofferto solo dopo il gol del vantaggio nel primo tempo, che poi si è con autorità imposta sul Torino, e soprattutto con questo finale legittimando. Mancano pochi minuti, 7 minuti alla fine, questa importante vittoria che rilancia un po' l'Inter dopo questa partenza un po' stentata, 2 pareggi. Il derby con il Milan. Ma nessuna vittoria. E quindi però l'Inter che abbiamo visto oggi è un Inter che sicuramente risalirà alla svelta questa classifica, anche se qua tutte le partite sono partite difficili proprio perché il campionato è equilibrato, grandi squadre soprattutto, e non ci sono punteggi, risultati così passivi, così numericamente pesanti per una squadra, ma è tutto all'insegna dell'equilibrio. Anche oggi, anche se l'Inter ha portato, sta portando a casa questa vittoria, ha dovuto
sicuramente affrontare un Torino che ha ceduto un po', è crollato solo un po' nel finale dopo il secondo gol su punizione di Di Marco, si è un po' arreso. Che è mancato soprattutto nel finale, dove non è stato capace di rientrare in partita, non si è fatto più vivo dalle parti di Priori dopo il secondo gol. Questa è un po' la nota stonata di questo Torino qua a Milano, dal mio punto di vista. È chiaro, io non, è solo una mia opinione personale, quindi non prendetela come tale, ma e invece al contrario l'Inter dopo il secondo gol si è imposto con autorità, ma soprattutto con brillantezza, con ancora una freschezza anche forse dovuta ai cambi. Bellissima azione partita dalla metà campo del Torino con questo cross dal fondo dalla sinistra messo in angolo dalla difesa dell'Inter. Torino che si fa, rifà vivo dopo parecchio. Due minuti alla fine, ma l'Inter con ha una punizione con da lunga distanza, però è, si può tentare la battuta direttamente a rete. È Simic che si incarica di battere questo calcio di punizione, sicuramente dovrà tira in porta, perché abbiamo visto che Simic quando vede la porta non ci pensa due volte, stavolta e infatti cerca la conclusione facendo girare il pallone all'esterno della barriera, non sicuramente impeccabile questa esecuzione, non inquadra la porta, probabilmente anche se fosse finito in porta il tiro non avrebbe impensierito Matisia. Sicuramente Simic non un tiratore scelto, almeno in questo caso non ha dato queste impressioni sui palloni da fermo.
adesso c'è il terzo gol, no, deviazione, gol, un autogol, no, sì, è gol, finito in gol, una un'autorete classica, quindi al 91esimo l'arbitro ha concesso 3 minuti di recupero, l'Inter segna il terzo gol su autogol del Torino, un pallone messo in mezzo dal fondo campo di Gnonto, numero 20. Poi c'è stata questa questo autogol, portiere che si era tuffato per andare a prendere il pallone toccato dal suo compagno e quindi il pallone che finisce in porta, 3-0 al 91esimo. Si chiude con la vittoria dell'Inter per 3-0 questa partita tra Inter e Torino, valida per il campionato Under 18. Un saluto a tutti i nostri amici che ci hanno seguito, e a risentirci a presto dal centro sportivo Suning di Milano. Ah, devi aspettare lì. Ah, no, allora. Che fai? Riesci? Sì, ma mi coprono loro.